fare le cose dal basso ci vuole tempo. Tutte le esperienze migliori, l'ultima era Fasoli che parlava adesso, hanno richiesto costruzione, relazione non con gli articoli di giornali con cui un esponente di un partito parla altri partiti o aspiranti, costruzione sui territori. E quindi il continuare a discutere, privilegiare, a mio parere, in nome di un'unità della sinistra che è piuttosto, a mio parere, indistinta rispetto alla costruzione, come si è fatto nelle esperienze che meglio sono andate in questi anni di costruzione che abbiamo fatto sui territori, rischia di essere nefasto rispetto alla prospettiva che tutti coltiviamo insieme. Lo dico anche in relazione alle cose che diceva poco fa Anna. Io penso che siamo già in ritardo, in grandissimo ritardo. Il brancaccio ha dimostrato che c'è una fortissima disponibilità, curiosità, desiderio di non arrendersi, ma passare dalle fasce più politicizzate dell'opinione pubblica di sinistra e dai settori più militanti della sinistra che c'è alla relazione con settori popolari, questo richiede un salto notevole, richiede luoghi e tempo da dedicare, luoghi da costruire. E lo dico perché ho una forte preoccupazione, perché rischiamo, per paura di essere minoritari, poi di esserlo, perché arriviamo all'ultimo momento con una proposta che non vive poi nei territori, non arriva in mezzo alle persone, non coinvolge effettivamente. Questa è una cosa per cui ovunque si riesce a partire con le assemblee, con momenti di discussione, eccetera, è fondamentale farlo, considerato tutto un semilavorato, ovvero una direzione, però è bene che anche da parte di chi, come Anna e Tommaso, ha lanciato l'appello per il brancaccio ci sia un salto in avanti, perché ripeto, non è un'alternativa, ha bisogno di radicamento se non vuole essere una delle tante chiacchiere che vengono ripetute in giro. E come diceva qualcuno nei precedenti interventi, ci sono una marea di compagni e compagne che sono oggi in Italia attivi politicamente, socialmente, nella cultura, nel mutualismo, in una miriade di esperienze non direttamente collegate al discorso elettorale e neanche a quello istituzionale. C'è tutto un tessuto da mettere insieme, da far convergere su una prospettiva, e da questo punto di vista, ripeto, rischiamo di sacrificare a un'unità improbabile e impossibile, dico E barra O, io opto per lei, però posso capire che dica O, rischiamo di sacrificare quella che è possibilissima e sacrosanta e avremmo già dovuto fare da un bel po' di tempo. Non so se sono stato chiaro. In tutta Europa non c'è una sola sinistra, in tutta Europa non c'è un solo paese dove c'è una sola sinistra. Però almeno una c'è di massa, a volte anche due. Noi rischiamo invece, essendo dibattendoci sempre in questa indistinzione, che non arrivi mai la proposta di sinistra, che noi riteniamo quella che risponda di più, trovato un minimo comune denominatore che su alcune forze non è poi tanto minimo, parliamoci chiaro, non è assolutamente minimo. Perché su un programma di una prospettiva antiliberista per questo paese, radicalmente ambientalista, pacifista, radicata nella Costituzione repubblicana, eccetera, c'è la possibilità di una convergenza non su alcuni punti, ma su un progetto per questo paese alternativo a tutte le destre che sono in campo e anche al vecchio centro-sinistra.
che possa coinvolgere il meglio delle intelligenze che ci sono, della cultura e delle forze sociali e delle forze di impegno, cioè impegnate in tutte le migliori energie anche etiche che ci sono in questo paese, però secondo me bisogna lavorarci sopra. La seconda mia preoccupazione appunto è che non solo perdiamo tempo, ma che ragioniamo dandoci obiettivi troppo piccoli rispetto ai bisogni che ha questo paese. Io ritengo che noi dobbiamo pensarci sempre come maggioritari, cioè la nostra proposta è rivolta alla maggioranza, non a qualche... E per questo io penso che debba essere radicale, voglio essere chiaro. Tutta la narrazione che viene anche in Italia fatta proprio da tantissimi che poi sono della sinistra radicale, che non dobbiamo essere radicali perché non siamo minoritari in Europa, tutti quelli che in questi anni hanno preso un po' più di voti di noi, hanno costruito anche movimenti un po' più sostanziosi quelli che abbiamo costruito noi, compreso Corbyn, è stato considerato un corpo estraneo da tutto l'establishment laburista, e che per la gran parte è stato sostenuto nelle primarie laburiste da organizzazioni esterne al Labour, dei movimenti che hanno, o della sinistra appunto radicale, anzi radicalissima, è stato percepito come una cosa molto radicale. E io credo che questo elemento, noi ovviamente non declinandolo in maniera nostalgica di qualcosa che tra l'altro insomma, né particolarmente ideologica, ma come radicalità degli obiettivi, delle proposte, della alternatività rispetto a tutto ciò che riguarda i problemi della nostra società, noi dobbiamo avere la forza di proporlo al paese, perché nella discussione della gente, guardate che chiunque si domanda in giro per l'Italia perché lo Stato debba mettere i soldi per soccorrere le banche, non si possa dire la parola banca pubblica, nazionalizzazione eccetera, che non ci sia un dibattito su questo. Il motivo per cui ritengo improbabile, impossibile questa sinistra in cui tutti si sta oggi nell'editoriale, al di là perché penso che alcuni non la perseguano proprio, e si è visto anche insomma dall'organizzazione di Santissimi Apostoli, ma se leggete oggi l'editoriale di Scalfari su Repubblica, oltre a esserci un invito all'amore tra Giuliano e Matteo, queste cose, c'è una cosa molto interessante, che tutta sta sinistra di cui arriva a far parte anche Mario Monti, ma d'altronde Mario Monti è stato presidente del Consiglio di quelli di Piazza Santissimo Apostolo, non di Renzi, per essere, e non dimentichiamolo, per questo io nell'assemblea del Brancaccio invitavo a spersonalizzare la polemica. Noi combattiamo le politiche neoliberiste, non il tizio, il Caio che tra l'altro ormai li sostituiscono ogni due anni, ogni anno e mezzo, le interpreta con uno stile o con un altro, più maleducato, meno maleducato, più sbruffone o meno educato, con tre lauree o senza lauree, eccetera. Cioè noi contrastiamo una visione della società, delle scelte, una perdita di autonomia della politica rispetto al potere economico. All'inizio del ciclo neoliberista, e poi dalle Ginsberg, che definiva la vittoria di Reagan nel neoliberismo come l'inizio della dittatura dei ricchi. Ora sono queste politiche rispetto alle quali noi costruiamo, poi che si cioè che una volta sono incarnate da Tizio da Sempronio è anche relativo. E io ricordo a tutti voi, lo ricordo sempre perché, che concentrare sempre su una figura o su un singolo schieramento, non vedere la foresta, poi ci porta agli errori che hanno portato a gridare come liberatore per Monti e a vedere in tre mesi fare tutte le riforme di struttura neoliberiste, però al contrario di quelle, con il voto di chi aveva votato per il programma, per un programma in cui compagni e compagne non... c'era scritto che bisognava rispettare i trattati europei e gli impegni assunti in sede europea. Allora credo che quello che noi dobbiamo
pretendere da noi stessi, salendo dal livello locale, dalle questioni che incontriamo nei territori fino al livello più alto europeo, che riusciamo a declinare una proposta politica e programmatica che sia in grado di dire agli italiani un punto di vista diverso, un'alternativa. Ora, io penso che sinceramente non lo si possa fare se si diventa la ruota di scorta più a sinistra del vecchio establishment del centro-sinistra, perché saranno loro a parlare, saranno loro a dire che c'è la globalizzazione, c'è bisogno di qualcuno, che non solo quelli lì, che dica un'altra cosa, la dica su quello che è accaduto nei passati 25 anni, ma a mio parere soprattutto che la dica rispetto a quello che si deve fare per il futuro in questo paese. Perché parliamoci chiaro, se l'Italia non mette in discussione i trattati europei, io non sono un no euro, però rivendico di appartenere a quella sinistra che ha votato contro Maastricht. Vedete, c'è una differenza. Mélenchon ha votato Maastricht, era membro del Partito Socialista. Mélenchon è uno che poi ha detto ci siamo sbagliati, ha condotto una battaglia per cambiare quella cosa. Noi non dobbiamo fare la sinistra di Maastricht, noi dovremmo, diciamo, in qualche maniera interpretare le battaglie che abbiamo fatto già lungo il corso di un bel po' d'anni tutti insieme, perché la maggior parte delle persone che stavano in Brancaccio sono persone che già si sono incontrate nei movimenti, nelle principali mobilitazioni, scadenze, in tutte le lotte di civiltà e di sinistra che ci sono state in questo paese. Allora credo che sia fondamentale che ci poniamo il tema di, in tempi i più ristretti possibili, che questa sinistra venga fuori. Poi si può discutere anche di non chiamarla sinistra o delle opinioni sui colori, i nomi, ma questo, però che al paese arrivi un altro punto di vista. Perché parliamoci chiaro, se noi vogliamo battere la destra, e io ripeto comprendo tra le destre anche chi porta avanti un punto di vista neoliberista senza essere fascista, perché non è che ci siano solo i fascisti, adesso è il mondo più complicato, ma alla fine l'egemonia sulla classe lavoratrice, i ceti popolari in Inghilterra, che aveva determinato il partito di Farage intorno a una propaganda xenofoba e nazionalista, è stata messa in discussione da una santa alleanza con i neoliberisti, o alla possibilità che per i cittadini britannici si sia ridislocato il dibattito intorno a una proposta politica, programmatica, che ha fatto discutere di altre cose, che ha ricollegato i loro problemi ad altre questioni, che ha cambiato lo stesso contesto del dibattito pubblico. E questo è stato possibile perché una proposta radicale di sinistra, socialista, chiamiamola come cavolo ci pare, era in campo. E io credo che noi dovremmo lavorare a una cosa di questo genere, e l'unità dovrebbe servire a dare forza a un discorso che però abbia una sua coerenza, e questo riguarda le questioni economiche come le grandi questioni internazionali. Noi vogliamo essere quelli che chiamano a raccolta tutte le persone che versano un contributo per far funzionare un'organizzazione come Emergency, e quindi vogliamo essere la sinistra pacifista, o vogliamo essere la sinistra che è complice delle politiche di guerra? Cioè, lavoriamo per l'unità, però costruiamo al più presto una proposta che sia in campo e che si vada a verificare anche con le altre sinistre. Però mentre gli altri fanno, a me sembra che questo insistere sempre a parlare con gli altri ci impedisca di sostanziare quello che vogliamo fare noi, e questo non aiuta neanche il dialogo con altri, e soprattutto non aiuta il dialogo con il paese, a cui non arrivano le nostre parole, e non viene in maniera forte l'idea che è nata una proposta, che c'è la possibilità di una proposta unitaria a sinistra in questo momento, che sia diversa da quelle dei diversi correnti dell'establishment dentro o fuori al Partito Democratico. Questo è il problema che credo che abbiamo, e quindi credo che sia fondamentale provare tutti con unità a cercare di costruire subito nei territori quell'impulso che dia, insomma, all'assemblea del Brancaccio la possibilità di camminare con gambe
più forti di quelle che ha avuto finora, perché guardate, il successo è stato enorme, è davvero è sbagliato sprecarlo. Insomma, l'estate, con i limiti che ha, insomma, di temperatura, viaggi, vacanze, eccetera, utilizziamola però come occasione per cercare di fare un salto in avanti, altrimenti noi rischiamo che il titolo del Corriere della Sera di oggi sia il livello di dibattito che viene proposto agli italiani per i prossimi 3, 4, 5 mesi, cioè che ci sono due sinistre, di cui io ambedue nutro qualche dubbio, ma che l'unica sinistra che non c'è sarebbe quella che si è riunita al brancaccio, e questo sarebbe davvero nefasto per noi.